Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo venuti a provare a fare una pescatina a self-casting vicino casa, non ci siamo allontanati molto. Prepariamo assieme la montatura. Visto che il mare è calmo, non c'è corrente, non c'è vento, faccio una montatura a ledgering, spero che si veda. Piombo da 75 grandi, da 75 grammi a sfera. C'è una buona tenuta anche se è leggero. Poi ci mettiamo una girellina, c'è un nodo semplicissimo, così giro attorno 5-6 volte, lubrifico, chiudo nell'anello e non faccio altro che tirare. Ok, come terminale non andiamo a insidiare pesci di grosse dimensioni, va bene uno 0,20, un fluo carbon. Un buon tagliato il nostro filo, lo andiamo a legare in girella sul moschettone. Intanto è uscito un sole bellissimo, un'ora fa pioveva. Quest'anno non ci fa capire niente. A fine maggio stiamo con la felpa e le scarpe sulla spiaggia invece che in ciabatte e pantaloncini. Adesso ad allegare l'amo. Come amo mettiamo un Aberdeen del 6 con occhiello della Jaguar. Un amo col gambo non troppo sottile, quindi anche se dovessimo incocciare qualche bella orata ci tiene il combattimento. Faccio lo stesso nodo che ho fatto per la girella. Con i fili sottili è importantissimo andare a lubrificare perché si alza la temperatura con la frizione e l'attrito e si rischia di danneggiare il filo così sottile. Ok, adesso con l'aiuto di un coltellino ci aiutiamo e tagliamo gli sbavi, i baffi, che in fase di recupero o se ci fosse corrente ci darebbero fastidio e ci farebbero ingarbugliare la lenza. Ok. Chiamo l'arenicola, prendiamo il nostro verme, va messa dell'acqua nella scatola in modo che così si vedono i vermi e si tirano fuori senza romperli. Cerchiamo la testa, una volta trovata la testa ci infiliamo il nostro ago, poi la lasciamo penzolare. È semplicissimo, basta tenere, non fare troppa forza e il verme passa con molta facilità nel nostro ago. È venuta a farci compagnia anche Silvia oggi. E vai che se fa gli spaghetti, va! Poi prendiamo l'amo, lo infiliamo nella parte forata del lago, spero che siano venute queste riprese. E lo facciamo passare, lo aiutiamo con le dita, gli facciamo scavallare l'occhiello e il nodo. Ok, primo lancio della stagione estiva che tarda tantissimo quest'anno ad arrivare. Questa l'ho fatta solo con la lenza sotto, col terminale sotto al piombo, la vado a lanciare una sessantina di metri, non oltre. Pesce in canna, adesso vediamo cos'è. Sarà un sughero, sembra un sughero. Ma sarà buttata la canna. Questa l'abbiamo lanciata a 150 metri circa, 160. C'ha la stessa montatura dell'altra, però vicino all'amo gli ho messo un flotter, quindi sarà qualche pesce di superficie. L'ha lasciato.